aveva questa voglia di essere se stesso e basta, di essere libero, di voler essere, ecco, rispettato, di non volersi piegare. Me lo ha fatto vedere in tutti i modi. Ecco chi era mio padre. Mio padre era stato un calciatore da giovane, mia madre è una fotografa, quindi si appassiona anche lui di fotografia e quando smette la carriera di calciatore insieme aprono uno studio fotografico che esiste ancora, lo studio Lollò. Una persona semplice, schietta, diretta, non accettava costrizioni, non accettava che gli si dicesse cosa doveva fare. E lui decise che non voleva pagarlo e andò alla polizia a denunciare. Denunciando queste persone che ci chiedevano il pizzo, le fa arrestare. Negli anni Ottanta, in cui tantissimi commercianti purtroppo erano costretti a pagare per paura, lui fa una cosa molto particolare, cioè lui dice di no, si rifiuta di pagare e denuncia. Pochissimi denunciavano e pochissimi dicevano di no. E quindi per me è stata una prima grande lezione che mio padre mi dà, con un esempio, più che con le parole, con un esempio. Per noi diventa la normalità, ecco. Bovalino viene descritta come la capitale dei sequestri di persona. E tutti iniziano ad avere tanta paura. Il 22 luglio del 93 i miei genitori stanno tornando a casa e saltano fuori delle persone incappucciate che li fanno ritornare in macchina, poi li portano in una campagna, li legano, colpiscono mia madre alla testa con il calcio della pistola per tramortirla. Quindi da quella notte noi sappiamo che mio padre è stato sequestrato, è stato uno shock. E anche il paese, devo dire, che non capisce bene, perché se hanno sequestrato mio padre, che era una persona semplice, il paese inizia ad avere paura, pensa che adesso possa toccare a tutti. Quella sera con un gruppo di giovani del mio paese decidiamo che forse è arrivato il momento di dire basta, di dire no, noi non ci stiamo. Passano i mesi e intanto iniziano ad arrivare le prime richieste da parte dei sequestratori. Iniziano le trattative che vanno avanti parecchi mesi finché subito dopo Natale, sempre nel 93, noi ci mettiamo d'accordo con i sequestratori per un riscatto. Questo riscatto viene pagato e aspettiamo che mio padre venga finalmente liberato. E per noi quindi inizia un'attesa, no? di ore che diventano poi giorni, mesi e purtroppo anni, e di mio padre non si sa più nulla. E poi però abbiamo anche pensato che mio padre non avrebbe voluto che noi ci arrendessimo, insomma, che bisognava continuare, insomma, a lottare, a chiedere verità e giustizia, perché noi volevamo sapere che cosa era successo. Finché nel 2002 io ho scritto quella che doveva essere l'ultima lettera ai sequestratori. Avevo detto: io non vi scriverò più, perché è chiaro che dovremo abituarci all'idea di non avere mai una risposta da voi, di non poter mai portare un fiore sulla tomba di papà, di non potergli dare una degna sepoltura. E dopo qualche mese quello che si è definito il carceriere di mio padre ci scrive una lettera anonima. Si pente di quello che ha fatto, è stata una disgrazia, non era stata loro intenzione uccidere mio padre, e ci indica il luogo dove mio padre era stato seppellito da loro, che è ai piedi di Pietracappa, questo masso antico che c'è in Aspromonte. E dopo 3 giorni, ecco, si ritrova questo corpo. Uno dei luoghi preferiti da mio padre, che da fotografo l'ha proprio ritratta da tutte le angolazioni.
Insomma, noi ogni 22 luglio noi camminiamo fino a Pietracappa e non siamo soli. Camminiamo anche per riprenderci i luoghi belli della Calabria. E quel giorno ci sono altri familiari delle vittime e ogni tappa di questo percorso è il ricordo di una vittima di 'Ndrangheta. Noi vogliamo riappropriarci dei luoghi, delle parole, dei concetti che la 'Ndrangheta ci ha preso. Per noi la memoria è una cosa viva, perché non ci stanchiamo mai di dire che per noi il loro ricordo è un ricordo vivo. Noi vogliamo ricordarli da vivi, non da morti. Quello che hanno fatto, il loro messaggio, anche il testimone che noi vogliamo prendere da loro, perché molti di loro sono morti perché si sono opposti. La grande forza di Libera è stata quella di unirci, di metterci tutti insieme. Se sei da solo, loro hanno vinto. E certo c'è ancora tantissima strada da fare, perché ancora per molta gente quello che è successo solo a noi. E invece il nostro grande sforzo è quello di far capire che è una ferita che ha riguardato tutta la società. E finché la sentiamo di tutti, quindi una condivisione di questa memoria perché è un dovere, allora sì che stiamo facendo la differenza. Io, come tanti di noi, cerco di fargli vedere la bellezza di chi resiste. Sono morti anche perché noi fossimo più liberi, perché il no di mio padre, come di tantissimi altri calabresi, ci ha reso più liberi, perché abbiamo più coraggio, abbiamo più forza di farlo e vogliamo farlo anche per loro. Dobbiamo farlo per loro, altrimenti veramente la loro morte è stata vana. Allora sì che li abbiamo proprio forse uccisi due volte.